pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ah, eccoci qua! Ciao, che bello! Marco. Eccoci qua! Ben trovato! Grazie, allora, cara. Problemi con il vostro smartphone? Il vostro computer fa le bizze? Non c'è problema! Scriveteci a unomattinainfamigliacalzolarai.it oppure su Facebook o su Twitter. Caro Marco, eccoci. Ma chi non è mai scappato? Una piccola emiluccia privata dal posto di lavoro, magari utilizzando la mail, insomma l'indirizzo di posta aziendale. Sì. Ebbene, c'è chi addirittura è stato licenziato. Licenziato, infatti la Corte Europea dei Diritti Umani se ne è occupata. Perché? Perché un ricorso sul lavoro presentato da un cittadino rumeno che è stato licenziato dal datore di lavoro perché ha usato la posta elettronica aziendale, in quel caso, per mandare le sue cose per i fatti suoi. Sì. Però è stato reintegrato subito, comunque ha vinto, perché è stata considerata una violazione della vita privata, perché sì, del diritto, privacy. Del diritto, della possibilità di avere una vita privata e quindi una propria corrispondenza. Questo è un po' il può principio. Può succedere, dai. Ma sì, non, è non si misura certo con una mail in più o in meno la produttività di una persona. Esatto, bravo Marco. Adesso sportello digitale che, come vi ricorderete, abbiamo inaugurato proprio sabato scorso. Allora, quale questione burocratica ci insegna a risolvere oggi? Allora, esiste, la pubblica amministrazione ha messo a disposizione questo SPID, che sarebbe in sostanza il sistema per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. E quindi, grazie a questa identità unica, è possibile loggarsi, quindi è un termine tecnico dove inserisci la username, inserisci la password e con un'unica password puoi accedere a tutti i servizi dall'INPS in poi. Come si fa a richiedere? Mm-hmm. Bisogna andare dentro il solito www.spid.gov.it e cliccare su richiedi SPID. Lì c'è bisogno di avere pronti un indirizzo email, okay, un numero di telefono, sì, un documento valido. Che lo scannerizziamo. Che a seconda ci sono vari modi, a volte lo fai vedere nella webcam, eccetera, e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Okay. E poi scegliere uno dei vari provider di identità, che si trovano poi sotto elencati, che ognuno di questi si occupa di darvi questa identità. Una volta che l'avete potete accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione senza avere il problema di tutta la burocrazia, uno diverso dall'altro, e quindi semplifica davvero molto l'accesso alla PA attraverso internet. Bene, e invece adesso vi raccontiamo una storia di una falsa identità, insomma una bufala sulla quale c'è qualcuno che ci ha costruito praticamente la propria fortuna. Il fotogiornalista Edoardo, qua lo vediamo, Martins, ha imbrogliato il mondo perché praticamente si raccontava come, ovviamente un filantropo, uno che andava in giro per le aree di guerra, poi anche un bel ragazzo brasiliano, quindi ha fatto innamorare un mucchio di followers, ma alla fine si è scoperto che tutti gli scatti che ha fatto in anni non erano veri, erano falsi, non esiste, non c'è mai andato in quelle zone di guerra, per cui in sostanza usava le foto, le ritoccava, faceva eccetera, e allora poi peraltro è stato anche denunciato dalle varie agenzie di stampa a cui lui distribuiva le proprie fotografie per truffa, perché evidentemente questi poveracci peraltro hanno dato per buono l'identità di questo e le hanno poi date ai giornali che a loro volta sono state ripubblicate, per cui è stato un grosso problema. E lui alla fine si è cancellato. E lui alla fine si è cancellato ed è sparito e dice di essere, Dice di essere in Australia e di non avere più tempo. E vabbè, e andiamo avanti e passiamo invece alla video curiosità della settimana. Poteva mancare? Certo che no. No. Guarda che bello, allora il futuro basta traffico, basta raccordo anulare bloccato, basta queste cose che sentiamo, finito. Oggi il futuro si immagina così. Come? Dove in sostanza ci sono queste città con questa sorta di bus che funzionano e arrivano puntuali. Ritorno al futuro. Ritorno verso il futuro dove passano sopra le macchine, girano e portano i passeggeri in giro anche nelle città più trafficate. Peraltro è un periodo in cui alcuni, ad esempio c'è un
un grande filantropo digitale, se volete, si chiama Elon Musk, che ha fatto una serie di aziende che vanno nello spazio, che fanno una serie di cose interessanti, automobili elettriche e così via, che sta iniziando, ha già iniziato a scavare tunnel sotterranei sotto Los Angeles per far portare le macchine sotto. E quindi interessante anche questo, insomma, il traffico andrà verso nuove direzioni, nuovi futuri da ancora chissà da scoprire, se non lo scopriremo, Marco, se noi ci saremo. Vabbè, esatto. Dai trasporti del futuro, e adesso passiamo invece ai problemi magari più semplici, più spiccioli, i problemi del quotidiano digitale, perché insomma tutti noi avremo almeno una volta, a me capita spesso, non so a te Marco, ho avuto problemi con la batteria del cellulare che si scarica sempre. E questo è un problema, perché se si scarica la batteria del cellulare ci scarichiamo un po' noi, cioè non abbiamo più, è finita. E quindi cosa accade? Cosa possiamo dare qualche consiglio per migliorare il rapporto con la batteria? Ecco, sono tutto orecchie. E il modo migliore per migliorare il rapporto con la batteria è ovviamente cercare di tenere il telefono più carico possibile. Come si fa? Bisogna innanzitutto, quando lo carichiamo, se siamo proprio abbiamo bisogno di energia, metterlo in modalità aereo, e di solito è un aereino che si trova qua e che ha la forma di aereo, e in questo modo il telefono si carica più velocemente. Scusa la domanda, ma riusciamo a ricevere telefonate ugualmente anche in modalità aereo? No, in modalità aereo non riceviamo le telefonate, solo per tenerlo. Però su alcuni modelli possiamo accendere la wifi e avere la possibilità di utilizzare internet. Certo. Un'altra cosa che consiglio sempre è quella di avere una batteria esterna, ok? Una batteria come un power bank, come si chiamano, che possono essere attaccate allo smartphone affinché si carichi, averne una così comoda salva veramente la vita. E poi questa mi divertiva tantissimo, non c'entra tantissimo. E la cornetta che cosa c'entra con la batteria del cellulare? Niente, ma mi diverte da morire, perché praticamente questa qui la attacchi al posto delle cuffiette. Ma perché e poi tu fai vai così, in giro sì, così? Salve. Scusi un secondo, vi ricordate quando si teneva con la spalla? Sì, buonasera, mi dica. Ma tu vai in giro così? Sarebbe bello, no. Però sarebbe bello. No, è un po' così, però fa ridere, è bellissimo. E allora, tutorial mania, ebbene sì, anche nel web, infatti tutti gli internauti, da quello che leggo, chiedono informazione su come fare praticamente tutto. Yes, esattamente. Perché, ad esempio, su Instagram, ok, che fino a poco tempo fa non era possibile, archiviare le foto, cioè in sostanza renderle non visibili agli altri senza cancellarle, quindi renderle visibili solamente a noi stessi. Adesso da un po' di tempo finalmente questa cosa si può fare, e allora vi faccio vedere come funziona. Bisogna andare sul proprio account Instagram, no? Come in questo caso, e in sostanza scegliere una foto. Qui sono tutto orgoglioso di avere una foto con Roger Waters, quello di Pink Floyd. E cliccando qua si preme su archivia e la foto sparisce da quelle pubbliche, ma tuttavia rimane sempre disponibile in quelle private, in quelle che ho io, e volendo torno indietro evidentemente. Mentre per quanto riguarda Facebook si può fare praticamente la stessa cosa, cliccando su una qualunque foto, ma questa invece è roba che è sempre stata disponibile, solo per dare l'idea di cosa si può fare. Si cliccano i tre puntini e andando su modifica privacy del post si può scegliere di renderlo privato in modo che lo possa vedere solo io. Ecco, queste sono le cose utili per chi vuole smanettare un po' nel mondo delle proprie fotografie. E questo è un tutorial, però io speravo che tu ci mostrassi come si fa il papillon. Invece quest'anno, ecco la novità, il papillon non c'è più. Hai ragione, quindi... ma io aspetta, adesso mi cade tutto. Che stai facendo, Marco? Io guarda qua cosa. Ma non me lo rimetto. L'uomo dalle mille risorse. Non me lo rimetto. L'ho portato solo così, perché volevo averne sempre uno con me, vicino al cuore, perché sono un po'. Esatto. Sono un po'. Allora te lo faccio vedere. Sono affezionato. Quindi ce l'ho ancora, papillon, ma in tasca. Allora, mostraci velocemente. Attenzione, perché qui ci toccherò un po' il microfono, scusate. Allora, il papillon esiste di due tipi. Quello clip-on, come si dice, cioè quello un po' finto, già, che metti qua come i bambini con il giacchiocco. E questo qui è quello vero originale di James Bond, no? Che ce l'ha fatto. Certo. Allora, come si annoda? Qua vedrete agitato, che dovete andare al rallentatore. Esattamente. Si sovrappone la parte destra, vero, con quella sinistra. Si passa sotto e si fa un nodo. Tac. Scusate, ma senza il tac io non riesco a farlo. Così. Dopodiché si prende questo lato, si papionna, sì, così.
si prende questa parte e si mette sopra e vedete che già incomincia a prendere forma. Non ha neanche bisogno dello specchio. E qui diventa la parte difficile, perché dovete tenerlo con una mano, guardate magia, con l'altra passare qua dietro, e qui è il momento in cui ci si incarta sempre, però io ce la posso fare, ecco qua. Eccolo qui che assume la forma. Ci sei riuscito perfettamente, complimenti, anche senza avere davanti a te lo specchio. Bravo, che era molto difficile. Se poi uno vuol fare anche lo strip, per toglierlo basta tirare qua e via. Voilà, non c'è più il paio a papillon, anche perché stai meglio, visto che la camicia non ce l'hai sulla t-shirt. Comunque, col Marco Camisani Calzolari ci vediamo come sempre sabato prossimo, però io vi ricordo di seguirlo anche su Facebook, se vi dovesse mancare, se avete delle curiosità o volete vedere degli aggiornamenti, bene. Marco Camisani Calzolari è su Facebook, proprio lui, l'originale. Thank you. Ciao.